Basta. Io vorrei farvi dire contare altri commenti se 5 minuti si minacci. Chiedi al pubblico? Certo. Vi ho portato alcuni documenti, volevo vederli insieme, commentarli insieme. Allora, questa è la via forte trionfale dove abita Aldo Moro, qui in fondo è l'abitazione di Aldo Moro. Questa è una foto della via e abbiamo la testimonianza di un metronotte che alle 6.25 di quella mattina, quindi 16 marzo 78, tornando dal lavoro, vede parcheggiata un'auto, la 128 familiare, targa CD, quella che poi abbiamo visto prima, è quella che ferma il convoglio. Avevo da scorta aggiuntiva, no? E quindi c'è un'auto ferma, parcheggiata, quindi che non intraccia la circolazione, ma è ferma, parcheggiata, alle 6.25 Moro uscirà di casa alle 8.50. Alle 6.25 dentro quell'auto il metronotte vede quattro persone, quindi alle 6.25 dentro un'auto quattro persone. Nella tesi, nella versione di Morenti del brigatista, lui dice che passerà davanti a casa Moro pochi minuti prima e vede i preparativi, quindi si porta in infami. Qui siamo 2 ore e mezza prima, c'è l'auto targata CD con quattro persone a bordo. Anche qui non guarda la versione brigatista perché dice una persona sola che passa, qui ce ne sono quattro dentro a bordo. Volevo farvi vedere, questo è il verbale del metronotte che appunto porta la testimonianza alle 6.25, lui torna dal lavoro, vede quest'altro, racconta tutto quanto. La testimonianza è importantissima perché lui, oltre a ricordare l'auto che è targa troppo diplomatico, riconosce nella portiera dell'auto un segno, una striatura, che poi alla mattina, quando succedono gli eventi, lui abita lì vicino, quindi quando sente che hanno rapito Moro, vede l'immagine dalla televisione, riconosce quell'auto, per essere proprio sicuro va in via Fani, in quel momento stanno caricando la 128 sulla cava attrezzi, fa in tempo a riconoscere anche la striatura sulla portiera e quindi non ha dubbi che quella che ha causato l'agguato di Diafani è la stessa auto vista 2 ore e mezza prima a 200 metri da casa Moro, con il muso rivolto verso casa Moro, con quattro persone a bordo. Cosa ci facevano quattro persone? Se fossi un brigatista devo fare un attentato, ne basta una, vado a rischiare una persona. Se sono fermi quattro parcheggiati 2 ore e mezza prima vicino a casa Moro, forse è qualcos'altro, forse è un'auto di scorta che sta facendo la vigilanza a casa Moro. Casa Moro che è presidiata 24 ore su 24 da poliziotti, perché c'è chi fa due persone, due poliziotti, dalle 0 alle 7, dalle 7 alle 13, dalle 13 alle 19, dalle 19 alle 24. Quindi nessuno dei poliziotti che fa la vigilanza quella mattina, noi non troviamo atti che siano stati sentiti e se siano stati interrogati su cosa hanno visto quella mattina. Ritornando al nostro metronotte, un'altra cosa particolare è che viene interrogato poi dal giudice, gli mostrano 100 foto segnalettiche, perché lui dice sì, ho visto quattro persone, l'unica che sarei in grado di riconoscere è l'autista, quello che era nell'auto al posto di guida. Gli mostrano 100 fotografie, nel verbale si dice, dopo aver esaminato un centinaio di fotografie messe a disposizione,
individua la fotografia numero 63, l'ufficio dà atto che trattasi della foto di Casale Mario, nato a Mira il 4 maggio del 1940. Di questo Casale Mario uno si aspetta che ci siano delle indagini. È stato visto il 16 marzo sull'auto che poi 2 ore e mezza dopo viene causa l'agguato ed è avvenuto di morte. Di questo Casale Mario, nei 130 volumi della Commissione Moro che ha già indagato negli anni 90, non c'è una riga, non c'è un accertamento, non c'è nulla. Quindi 130 volumi da 1000 pagine, 130.000 pagine di atti, non c'è una pagina che parla di Casale Mario, ma non è finita. Casale Mario, nato a Mira, il sottoscritto è andato al comune di Mira a verificare l'ufficio anagrafe, non c'è traccia di nessun nato il 4 maggio del 40, di nessun Casale in quel comune. Altri comuni, l'unico vicino può essere Mirano, abbiamo fatto anche la verifica su Mirano, non esiste Casale Mario. Questi dati sono stati passati anche alla commissione, non c'è nessun esito di indagine. E prima di chiudere voglio ricordare a Michele l'episodio di Adelmo Sabatti. Adelmo Sabatti faceva un'operazione di bonifica tutte le mattine, precedeva di alcuni minuti l'auto di Moro con un'autocivetta in borghese, lui e il suo collega, se verificavano situazioni sospette scendevano e si qualificavano. Il commissario capo Enrico Marinelli, lo stesso che 10 anni prima, quando era commissario capo del Castro Pretorio, aveva ostacolato il giudice Ottorino Pesce e dato credito al falso suicidio del colonnello Lenzarocca, 10 anni dopo fa un'operazione analoga per i servizi. Aveva depistato prima e depista ancora in quella mattina. Questi sono proprio l'audizione di Adelmo Sava, quindi nel 9 giugno del 2016, quindi 40 anni dopo, siamo riusciti a sapere che Adelmo Sava all'epoca era lavorava presso il commissariato di Montemario e aveva funzioni di vigilanza e protezione di obiettivi sensibili. Ecco, diamo il microfono a Marco Palazzo. Solo l'ultimo, c'è davvero per chi credo che nel Adelmo Sava, solo un'ultima precisazione, Adelmo Sava il 16 marzo viene messo a riposo a sua insaputa, lui quel giorno là va per prendere servizio e quindi il servizio di bonifica, quindi di vigilanza con in borghese, quindi lui passava prima di Moro, pochi minuti prima che passasse l'auto di Moro, e lui col suo servizio bonificava il territorio controllando, guarda, oggi non c'è il servizio e non viene sostituito da nessuno, quindi quel giorno là il servizio viene sospeso. Sì, sì, proprio come l'auto di Kennedy che il giorno dell'omicidio gli levano la scorta a bordo, certo. L'abbiamo saputo 38 anni dopo. Adesso so che ci sarebbe voglia di tante domande, di tanto approfondimento ancora. Purtroppo tra 6 minuti scatta l'allarme. Perfetto. Io,